delle grandi capitali europee, ricca in cultura e storia. Siamo venuti qui per trovarci con Joseph. In questo focolare specialmente mi sento molto a mio agio perché mi piace essere in viaggio, no? Siamo così diversi, no? Ed è impegnativo, lo devo ammettere che qualche volta diciamo, ma dai, forse finiamola, poi comunque riusciamo a ricominciare, no? Joseph è originario della Repubblica Ceca, nato durante l'epoca comunista in una famiglia contadina. È un focolarino, cioè un membro consacrato del movimento dei focolari che vive in una piccola comunità, con Nino, italiano, e Victor, venezuelano. Ha studiato ingegneria civile, ma a Vienna ha trovato lavoro come rider. Vado con la bicicletta dai ristoranti e porto il cibo ai clienti. Mi trovo molto bene perché andare con la bicicletta è per me anche, mi piace tanto, no? E quindi e posso organizzarmi, no? Che lavoro tipo 4-5 ore al giorno, sì, riesco a fare anche 60-70 chilometri, sì. E la cosa che mi piace anche tanto è che posso entrare in questi belli palazzi di Vienna dentro e veramente sono dentro molto belli, siccome mi piace tanto l'architettura. Il focolare di Joseph ha una mission. Come ogni focolare, le sue porte sono aperte a tutti, ma in particolare ai giovani. Abbiamo qui cominciato una nuova esperienza di un focolare aperto ai giovani che sono in ricerca di una vocazione qualche volta, ma anche magari di se stessi. Con ogni giovane che viene qua, cambia tutto il focolare, no? C'è la nuova impostazione, ci sono le nuove regole. Questo a me piace. Veramente abbiamo incontrato qui i giovani con tanti talenti e questi se riescono a darli, no? Anche in qualsiasi vocazione, ma anche come focolarini, che loro devono sentire che possono realizzarsi in focolare, realizzare quello che hanno dentro, quello che Dio le ha dato e che lo possono collegare col carisma dell'unità, no? Che è una cosa, diciamo, bellissima, che penso che anche noi abbiamo sperimentato, tanti di noi, no? Come ti è venuta l'idea di consacrarti? Perché hai scelto il focolare? Eravamo in un gruppo dei giovani, dei gen, cercavamo insieme la nostra vocazione, no? Siamo stati invitati per una vacanza in montagna e lì in quell'ambiente con altri giovani, cioè veramente abbiamo vissuto qualcosa anche forte, no? Sono salito in una montagna da solo e sentivo che devo pregare, che devo parlare con Dio, poi sentivo che è piuttosto Lui che mi parla, no? In un silenzio, no? Io lo sentivo quasi con gli orecchi, no? Il suo invito anche, no? Di far parte di questa vita. Per me era chiaro che il focolare, non pensavo all'altra strada. Anche se è vero che in quel momento avevo un rapporto con una ragazza, però poi sentivo che non è più attuale. E veramente ho vissuto tanti, tanti, tanti belli momenti. Sì, però anche le sfide. Dopo qualche anno che vivevo già in focolare, per caso ho incontrato quella ragazza che ho lasciato e mi sentivo, mamma mia, lei non era ancora sposata, niente, e mi sentivo molto bene con lei, no? Forse ho sbagliato tutto, potrei ancora sposarmi, ero anche abbastanza giovane. È venuto proprio un dubbio che ero già convinto di lasciare il focolare perché sentivo proprio attirato anche di creare una bella famiglia, no? Sono arrivato in focolare, deciso che lo dico, ma non c'era nessuno. C'era un po' di disordine nella casa. Mi sono messo a fare l'ordine dai bagni e mentre facevo questo atto d'amore, si può dire, no?
sentivo che non è vero quello che sentivo prima. E Gesù in mezzo, che è in focolare, è qualcosa di più dell'amore anche naturale, no? Mi sentivo come un restart che voglio essere per tutti, no? E tu sei felice in focolare? Sì!